Giorgio del Sannio. Comunque è sempre bello ritrovarsi su un palco così e con una piazza gremita che ti dà la forza di andare avanti e di proseguire nella maniera migliore possibile. La festa dello sport. Benvenuti a San Giorgio del Sannio, paese dei fiori, della cortesia e anche dello sport. Ringraziamento particolare alla dottoressa Giovanna Annese che da mesi sta organizzando questa festa. Grazie dal cuore, da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale. Grazie per l'impegno, per la dedizione, per i sacrifici che fate e perché portate alto il nome della nostra comunità. Grazie, grazie, grazie. Quindi voi siete capitale dello sport del Sannio. Diciamo queste persone dando loro un'occasione. Poi stasera seguirà uno spettacolo della Pretense, la danza paralimpica in carrozzina, quindi è una società sportiva che possa aprire le proprie porte. Dobbiamo portare avanti perché inclusione non è semplicemente una parola, una definizione politicamente corretta, ma deve essere anche una cosa fattuale. Grazie. Grazie a lei, grazie. Noi siamo qui stasera per presentarvi questo spettacolo, che è un progetto che è nato nel 2005 e il titolo di questo mio progetto è Nella disabilità c'è molto di più, perché questi ragazzi, ho sempre sostenuto e lo sosterrò sempre, non sono secondi a nessuno. A dopo, grazie. E siamo impegnati in questo riconoscimento dei ragazzi della disabilità. Grazie. Grazie Umberto. Ovviamente la vostra partecipazione è l'emblema di quanto sia importante lo sport all'interno della nostra società. Abbiamo con noi la dirigente scolastica dell'Istituto Rita Levi Montalcini di San Giorgio del Sannio, la dottoressa Anna Polito. Io sono contentissima che sto vedendo un po' quasi tutti gli alunni e veramente vi auguro una buona festa, divertitevi. Grazie a tutti e buona festa dello sport. E grazie a lei. Dirigente dottoressa Silvia Vinci Guerra dell'Istituto Superiore Alberti Virgilio. Allora, innanzitutto io ringrazio l'invito perché io entro un po' in punta di piedi in questa realtà meravigliosa che è San Giorgio, perché Virgilio è una grande realtà. E grazie ancora, insomma, faremo delle belle cose. Io ringrazio i miei docenti e i ragazzi del liceo scientifico e il liceo classico del Virgilio Cortese Vento, un forte applauso. A Don Aurelio, che è presente questa sera, per un suo intervento ma soprattutto per la benedizione. Io vi auguro veramente due belle serate, due belle giornate, come è stato detto precedentemente. Il Signore ci benedica, auguri a tutti. Yeah.
Molto importante per la nostra comunità, un evento in crescita che ogni anno si arricchisce di nuove discipline. Fondamentalmente voglio ringraziare tutte le società sportive olimpiche e paralimpiche che hanno contribuito alla riuscita di questo evento che quest'anno è durato, diciamo, si è sviluppato in due giorni, 28 e 29 settembre. Li ringrazio tutti per la collaborazione, ma oltre alle associazioni sportive voglio ringraziare anche le altre associazioni e cooperative che hanno preso parte all'evento, come l'Unità Alzi, l'Associazione Dolcemente, Cuore al Centro e la cooperativa Logos. Porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale che ha contribuito alla riuscita di questo evento. San Giorgio sta ripetendo, si sta rivelando comunque una sorta di bacino sportivo del Sannio, quindi io come Comitato Paralimpico Regionale sono qui in rappresentanza di questo mondo sportivo e sono qui proprio per testimoniare la vicinanza a questi pochi comuni della Regione Campania che hanno destinato attenzione alle esigenze dei ragazzi e dei ragazzi con disabilità. Quindi io spero che si possano fare anche altre cose in futuro. Ah!
vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un pianoforte. La morte lontana, io vivo per lei. Lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. È un dolore quando parte, vivo per lei dentro gli hotel, con piacere estremo cresce. Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande. Scritto in viso, io vivo per...